Oh, finalmente possiamo passare alla nostra intervista. Non se iniziano con lui, proprio lui. Giopino? Non voglio fare presuntuoso, ma abbiamo uno specchio di certe cose che dico. Il gioco del Milan è stato lo stesso. Sì. È chiaro che Tizio invece di Caio può cambiare le cose. Eh, no? Appena finito di dire che noi Tizio invece di Caio durante l'anno ha cambiato qualcosa. Certo. Ma arriva giù un Van Basten. Chiarissimo, direi. Boh, domenica aveva una partita importantissima. Sì. Se dovessimo vincere saremo a tre quarti della fetta della torta. Tre quarti della fetta della torta. Ho solo pensato a distruggere e non a costruire. Sì. Lui detesto in modo categorico il comportamento che hanno avuto e ne terrò debita conseguenza. Ne terrà debita conseguenza. Pensavo Cocoricò. Se qualcuno deve recriminare, questa è proprio la Lazio che ha avuto così due palle colpite dal palo, per cui il palo che ha colpito la palla, sì, certo. Succede, è un concetto nuovo. Sono liberati un pochino, hanno dimostrato che potevano anche oggi vincere. Ma lasci fottere la Federcalcio, non mi interessa niente. Lasci devo fare la Federcalcio, cosa mi deve dire? È la maga di oggi che prega perché andiamo così? Lasciamo perdere queste baiate che ci sono. Queste baiate guardiamo che le ci partite sono. E pensiamo a quello che dobbiamo guardare il futuro e non alle cazzate che questo si sono combinate chiaro, sì, 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 volutamente. Cosa succede? Siete solo voi, no cacchio? Una dite fra giornalisti e bigone in mezzo. Qua, cacchio, Dio profugo. Però, mister, un udinese... Non sa cosa dire. Beh, giustamente. Imbarazzatissimo. Vogliamo dirlo anche noi, un udinese? Un udinese? Una bella domanda. Non ho avuto molta difficoltà perché c'erano dei gol molto belli. Sì. Allora, il primo è per determinazione, per per cosa? Per grande determinazione da parte di... Determinazione, no? Di Roberto Baggio, scusa. Oh, ce l'ha fatta, bravo. Barese stesso è in affanno. Sì. Il primo gol è venuto perché con una finta Barese ha coricato il signor Baggio. Ah, sì? Sì. Baggio è stato coricato. Baggio ha coricato. Vabbè. Si è un po' ingamberato l'italiano. Baggio, strano, eh? Fosse un giornalista. Barese, fosse astemio, poi. È un'impresa difficile, anche perché il campionato ormai l'ha vinto il Milan. Comunque è una coppia di cui... Di cui? Fa sorridere soprattutto i tifosi. E speriamo di continuare sempre così, quindi a me non mi è mai successo vincere tante partite fuori casa, di cui sono contento. Perché dice sempre sono di pochi la di cui, flesse le ginocchia, assorbito il sermone di Sosa e Manicone. Ma per cortesia. Dicono gli indici che sono 15. Le partite utili. Bellissima. E vedremo anche delle scatenatissime sorelle minori del monoposto di Formula 1 che impegnate bello. In una un vera e propria gara di automobilismo a motore. Ah, l'automobilismo a motore! Non a pedali, Neanche quello a vela. La schedina Totip e lì. Il piccolo Creti! Vai! Buonasera, vediamo subito la schedina Totip. Il Totip pare che non abbia problemi, quindi pagherà tranquillamente, non è come l'Arezzo, quindi non ci dovrebbero essere problemi per il pagamento delle vincite. Ecco. 10 questa settimana neanche le solite 100.000 lire, solo 40.000 lire, ma almeno quando si tratta di schedine penso che sia comunque sempre meglio prendere piuttosto che lasciare. Ma dai, dunque, chi se ne frega di quello che pensa? Strani flirt fra gli ospiti di questa trasmissione pochi istanti fa. Del Bo voleva sapere se c'è un futuro per una moto o una mini moto elettrica. Non siamo preparati su questo, ce ne informeremo, ne parleremo ce ne anche informeremo. Con gli ospiti di questa sera. Ma il flirting che cosa consisteva? Nel frattempo ve ne terremo al corrente e ce ne informeremo prima.